piace pensare e ricordarci partendo dalla Costituzione di questa della Repubblica Italiana, che riconosce il diritto di asilo a qualunque persona che nel suo paese non veda riconosciuti gli stessi diritti che la Costituzione italiana riconosce ai cittadini. Lo SPRAR e il protocollo col Ministero naturalmente consentono non soltanto l'accoglienza, diciamo da un punto di vista della corrispondenza dei bisogni fondamentali, avere un tetto e avere due pasti al giorno, ma anche l'accesso a percorsi linguistici, il sostegno anche di tipo psicologico se è necessario, ma soprattutto anche dei percorsi di inclusione. È evidente che uno dei problemi più grossi in cui incappano tutti questi percorsi sono anche quelli più virtuosi e la ricerca di lavoro, che è la condizione fondamentale per poter avere poi un'inclusione vera, poter avere un reddito che consente poi anche l'accesso a un'abitazione. Avviato un percorso col Ministero che ha consentito nel mese di aprile di avere il rinnovo del protocollo che consente l'accoglienza in luoghi gestiti dal terzo settore della nostra città insieme alla città per 200 persone. È stata fatta una richiesta recentemente per ampliamento dei posti SPRAR che fino a qualche settimana fa erano soltanto 50. Una delle situazioni più dolorose e più drammatiche, a queste è stata riconosciuta semplicemente la protezione umanitaria, quindi un permesso di soggiorno di un anno. Sostanzialmente misure di accoglienza molto limitate, perché sono state non inserite nel sistema dello SPRA ma nella protezione civile, per cui molti enti che hanno partecipato, insomma, sostanzialmente hanno solo fornito vitto e alloggio. Purtroppo temo che succederà per loro quello che è successo spesso in passato, è la tipica, come dire, involuzione italiana rispetto a questo problema, cioè le persone vengono disperse sul territorio perché rimangono sostanzialmente privi di assistenza, accoglienza. Per trovare delle forme di sussistenza e molto spesso poi cadono in forme di sfruttamento più o meno grave o in situazioni poi di illegittimità. E se non si dà la residenza non si dà la chiave per entrare, perché la residenza è la chiave di accesso a tutti i diritti. Se io nego la chiave di accesso, nego i diritti. È un dovere, secondo la normativa nazionale, per il comune concedere, dare appunto la residenza a chi non ha un domicilio fisso. Questa è la battaglia più importante che in questo momento come coordinamento stiamo portando avanti, non più come entità sola, ma ci stiamo coordinando con il comitato, il comitato che sta seguendo le persone del MOI che hanno occupato la zona degli ex mercati generali, perché è un comitato in cui finalmente i rifugiati hanno la parola in prima persona ed è coordinato da loro.